Buongiorno da Cracovia. In occasione del centesimo anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II, vorrei invitarvi ad una visita guidata lungo i suoi sentieri a Cracovia. Karol Wojtyła nacque il 18 maggio 1920 a Wadowice, una città allontanata circa 50 km da Cracovia. Nacque come secondo figlio di Karol Wojtyła, un soldato dell'esercito austriaco, poi esercito polacco, e Emilia Kaczorowska. Ebbe anche il fratello maggiore, Edmund. Purtroppo, all'età di 9 anni, Karol Wojtyła perse mamma. Emilia Kaczorowska morì dopo una malattia all'età di 45 anni. All'età di 12 anni, perse fratello maggiore. Edmund era dottore, medico in ospedale a Bielsko. Morì contagiato di scarlatina durante epidemia. Allora Karol Wojtyła rimase solo con suo papà. Dopo gli esami di maturità, tutti e due si trasferirono a Cracovia. E qui Karol Wojtyła passò 40 anni, solo con intervallo per i studi a Roma. Allora a Cracovia abbiamo tantissimi posti legati a Karol Wojtyła. Adesso vorrei presentarvi questi più importanti. Allora cominciamo la nostra visita. Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo sono sposati i genitori di Karol Wojtyła. Siamo davanti alla casa in via Tyniecka numero 10. Qui Karol Wojtyła abitava dal 1938 fino al 1944. Dopo gli esami di maturità venne a Cracovia per studiare filologia polacca all'Università Jagiellonica. E qui abitava con suo papà in un appartamento in seminterrato composto da due camere e cucina. Qui abitava come studente, come operaio, perché durante l'occupazione lavorava per evitare le deportazioni, e anche come attore. Dopo la morte del papà, nella casa si trasferì Mieczysław Kotlarczyk. L'amicizia tra Karol Wojtyła e Mieczysław Kotlarczyk prese inizio a Wadowice, quando Karol Wojtyła, come studente di un ginnasio, recitava in un teatro scolastico. Invece Mieczysław Kotlarczyk era figlio di Stefan Kotlarczyk, creatore del primo teatro a Wadowice. Karol Wojtyła abitava qui fino al 1944 e poi si trasferì nel Palazzo Vescovile, dove studiava di nascosto nel seminario. La chiesa dei Salesiani di San Stanislao Kostka era la prima chiesa parrocchiale di Karol Wojtyła a Cracovia e per questo motivo qui celebrò la sua seconda messa dopo ordinazione sacerdotale, ma la prima con la presenza dei fedeli. In questa chiesa Karol Wojtyła conobbe Jan Tyranowski, un sartro semplice ma una persona ricca di spirito. Jan Tyranowski dirigeva incontri dei giovani che si incontravano per le preghiere e per le discussioni religiose. E proprio lui ispirò giovane Karol Wojtyła per studiare le opere mistiche di Giovanni dalla Croce. Il 15 ottobre 1938, nella Sala Azzurra dell'Odierna Filarmonica di Cracovia, allora la Casa Cattolica, Karol Wojtyła recitò le sue poesie. Nel giugno 1939, nel cortile del Collegio di Nowodworskim,
Carlo Wojtyła ha recitato il ruolo dell'ariete zodiacale nel spettacolo di Marian Niżyński, Il Cavaliere di Luna. Collegio Novum è la sede principale dell'Università Jagiellonica. Karol Wojtyła era studente di filologia polacca all'università, ma dopo un anno scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e dopo arresto dei professori dell'università durante il cosiddetto Sonderaktion Krakau, Karol era costretto a continuare gli studi di nascosto in cospirazione. Qui studiava anche teologia e insegnava dopo abilitazione etica comunitaria, fino al momento quando questa facoltà di teologia fu tolta dall'università. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Karol Wojtyła abitava e continuava gli studi di teologia nel seminario spirituale di Cracovia. Dal 1954 qui insegnava etica comunitaria. Ecco la sede dell'Istituto della Filologia Polacca dell'Università Jagiellonica, dove ha studiato Karol Wojtyła. Siamo davanti alla struttura universitaria più antica in Polonia, Collegio Maius. Nel 1983 Karol Wojtyła ricevette nell'aula del collegio il titolo del dottore ad honoris causa dell'università più antica in Polonia. Nella casa di San Stanislao, Karol Wojtyła abitava quando era sacerdote. Qui prendeva in affitto una camera e questa camera è conservata arredata esattamente nello stesso modo fino ad oggi come durante la sua permanenza. In questo periodo continuava il suo lavoro del sacerdote accademico e portava avanti i suoi studi scientifici. Dopo la consacrazione vescovile nel 1958, Karol Wojtyła si trasferì nella casa adiacente, la casa del decano, e qui abitava fino al 1967. Adesso le due case sono unite e creano il Museo Arcidiocesiano di Karol Wojtyła. Dentro sono esposti tanti oggetti privati di Karol Wojtyła, tante sue proprietà, come vestiti, come documenti, foto, equipaggiamento per fare lo sport, le stoviglie e anche una parte dei regali ricevuti dai diversi potenti del mondo durante il suo pontificato. Karol Wojtyła veniva spesso nella chiesa dei Francescani per una preghiera. Fino ad oggi dentro la chiesa è conservata la panca con una targa dove è scritto: qui pregava Santo Padre Giovanni Paolo II. Karol Wojtyła veniva nella chiesa dei Francescani anche per celebrare Via Crucis nella cappella laterale decorata con i quadri di Józef Mehoffer. Durante il suo primo pellegrinaggio in Polonia nel 1979, nella chiesa fu organizzato incontro di Karol Wojtyła con i malati.
negli anni 1949 fino a 1951 Karol Wojtyła fu vicario nella parrocchia di San Floriano. Qui iniziò l'attività accademica del pastore delle anime e contemporaneamente continuava i suoi studi scientifici. Adesso, in fondo della navata laterale sinistra, si trova l'altare dedicato a Karol Wojtyła e davanti all'altare si trova un ginocchiatoio con una reliquia, un pezzettino dei capelli. Durante il suo pellegrinaggio nel 2002, Karol Wojtyła incontrò gli abitanti della parrocchia nel giardino intorno alla chiesa e per commemorare questo fatto sulla facciata è posta una lapide commemorativa. La mia famiglia abitava nell'edificio di fronte alla chiesa di San Floriano. Prendevamo in affitto un appartamento al primo piano. Mio nonno faceva sarto e cuciva a volte i pantaloni per giovane Karol Wojtyła. Mia nonna invece adorava le sue prediche, allora frequentava sempre solo le messe quando predicava Karol Wojtyła. Siamo davanti alla casa del vicario, dove Karol Wojtyła abitava nel periodo 1949-51. La facciata è decorata con il suo busto. In questo periodo Karol Wojtyła aveva relazioni molto familiari con i giovani della parrocchia e organizzava spesso le gite. Veniva chiamato dai giovani zio. Nella Basilica Mariacka, la seconda chiesa importante a Cracovia, seconda dopo la Cattedrale di Wawel, la chiesa parrocchiale di Cracovia, Karol Wojtyła era predicatore e confessore negli anni 1952-57. Poi, durante il suo pontificato, nel 1991, davanti alla chiesa celebrò una messa solenne con beatificazione di Aniela Salava. Sulla facciata della chiesa si trovano due lapidi commemorative, una per commemorare la marcia bianca organizzata dai giovani dopo attentato a Karol Wojtyła sulla piazza di San Pietro, quando la gente vestita in bianco era venuta davanti alla chiesa. E questa marcia era organizzata come voto per la salvezza della vita di San Giovanni Paolo II. Poi dopo la morte di Karol Wojtyła fu organizzata un'altra marcia bianca per riconoscenza della sua vita. Adesso siamo davanti al Palazzo Vescovile, il posto molto legato a Karol Wojtyła. La prima volta Karol Wojtyła abitava nel palazzo durante l'occupazione hitleriana quando era seminarista. Qui abitava insieme ai altri seminaristi secondo la decisione del cardinale Sapieha. E in questo palazzo ricevette ordinazione sacerdotale il 1 novembre 1946. Poi qui abitava tanti anni quando era vescovo metropolita di Cracovia fino al momento dell'elezione al trono papale nel 1978. Durante il suo pontificato, ogni volta quando veniva a Cracovia, si fermava sempre nello stesso appartamento al primo piano, così diceva: se volete sapere il mio indirizzo è via Franciscańska numero 3, allora qua. Durante le serate si presentava nella finestra sopra
sopra entrata, dove adesso vediamo questo mosaico, per parlare con la gente riunita sulla piazza di fronte al palazzo. Parlava con questi giovani in modo informale, dialogava, scherzava, raccontava diverse storie e cantava insieme a loro le canzoni. E questa tradizione è continuata dai papa successivi. Il papa Benedetto XVI e papa Francesco, quando sono stati a Cracovia, anche loro ogni sera si presentavano nella finestra per parlare con la gente riunita sulla piazza. Nella parte nuova del cimitero Rakowicki a Cracovia è situata la tomba dei genitori di Karol Wojtyła, della famiglia Wojtyła-Kaczorowski. Qui sono sepolti i genitori di Karol Wojtyła, fratello maggiore Edmund e nonni materni. Durante ogni sua visita apostolica a Cracovia, Karol Wojtyła visitò la tomba dei genitori. Il primo monumento dedicato a Karol Wojtyła in Polonia si trova nel cortile del Palazzo Vescovile. Questa statua è stata regalata dalla amica di Karol Wojtyła, Jolę Sensi-Croci, in occasione del 60° anniversario del suo compleanno. Il monumento era dedicato ai giardini di Vaticano, ma qui la statua ha altezza pari all'altezza naturale di Karol Wojtyła. Così il Papa ha detto che i giardini di Vaticano sono troppo piccoli per avere due Karol Wojtyła. E così questo monumento mandò a Cracovia. Era 1980, i tempi del sistema di socialista. Allora non c'era la possibilità di collocare il monumento del Papa al posto pubblico e il monumento fu collocato nel cortile dove rimane fino ad oggi. Dopo la morte di San Giovanni Paolo II fu inaugurato il monumento raffigurante Papa inginocchiato con un rosario in mano rivolto verso la tomba dei genitori. La cattedrale di Wawel, dedicata a San Stanisław e a San Wenceslao, è la prima chiesa importante in Polonia, da secoli trattata come simbolo della nazionalità polacca, perché qui sono sepolti quasi tutti i regnanti polacchi. Qui sono stati celebrati 37 incoronazioni. Qui sono sepolti anche eroi nazionali, vati nazionali, tanti vescovi e sacerdoti. Karol Wojtyła era molto legato alla cattedrale. Qui ha celebrato la sua prima messa dopo ordinazione sacerdotale il 2 novembre 1946. La messa era dedicata ai morti genitori e fratello. Qui Karol Wojtyła era consacrato vescovo e poi arcivescovo. Nel 1979 pregava davanti alle reliquie di San Stanisław in occasione del 900° anniversario della morte del santo. Poi nel 1987 celebrò una messa solenne davanti alla croce di Santa Edwige, beatificata quell'anno e poi 10 anni dopo canonizzata.
nel centro della cattedrale, sotto il reliquario con le reliquie di San Stanislao, si trova un altro reliquario con la goccia del sangue di San Giovanni Paolo II. Questo reliquario con la goccia ha la forma del libro, il Vangelo, perché questa forma ricorda il momento delle cerimonie funebri a Vaticano, quando il vento girava le pagine del Vangelo sopra la bara del Papa. La roccia è il posto del culto di San Stanislao, patrono della Polonia. Stanislao era vescovo di Cracovia nel XI secolo. Lui si trovò in conflitto con il re Bolesławo l'Ardito. In risultato di questo conflitto fu ucciso secondo ordine reale quando celebrava la messa nella chiesa sulla roccia. Allora la chiesa aveva un'altra forma, c'era una piccola chiesa nella forma della rotonda fatta in pietra calcarea. Questa è la terza chiesa in successione. Dopo il corpo di San Stanislao fu squartato e dopo un tempo, in un modo miracoloso, secondo la tradizione, i pezzi del corpo furono riuniti. 10 anni dopo la morte, i resti di Stanislao furono trasferiti nella cattedrale di Babel e nel 1253 Stanislao fu canonizzato ad Assisi. Dopo la morte di San Stanislao, ogni re prima dell'incoronazione era obbligato a fare pellegrinaggio d'espiazione dalla cattedrale di Babel fino alla chiesa sulla roccia. E questa tradizione è continuata fino ad oggi. Ogni anno, la prima domenica dopo 8 maggio, il giorno dedicato a San Stanislao, è organizzata una processione con la partecipazione degli abitanti e dei vescovi di Cracovia. Karol Wojtyła, quando era vescovo e arcivescovo di Cracovia, era organizzatore e partecipante di queste processioni. La chiesa sulla roccia, dedicata a San Stanislao e San Michele Arcangelo, dal XV secolo appartiene ai Paolini. Adesso siamo davanti all'altare di tre millenni, eretto in occasione del 700° anniversario della legalizzazione dell'ordine dei Paolini. Vediamo 7 pilastri. Davanti a ognuno è collocata la statua che rappresenta un santo polacco legato alla storia di tre millenni della Polonia. Vediamo anche la statua che rappresenta San Giovanni Paolo II e la terza da destra. Davanti alla chiesa è collocato un monolito alto di 7 metri costruito sulla pianta triangolare. Ogni parete rappresenta un millennio della storia della Polonia legato a un santo e un sacramento. Una delle pareti è legata a San Giovanni Paolo II, terzo millennio e sacramento comunione. A causa dell'afflusso di tanti pellegrini ci fu bisogno costruire una chiesa più grande. E nel 1997 Karol Wojtyła, durante una delle sue visite a Cracovia, benedisse la pietra angolare del futuro tempio. Poi nel 2002 consacrò il santuario della Divina Misericordia, questo più grande, e allo stesso tempo
pronunciò l'atto dell'affidamento del mondo alla Divina Misericordia. Il santuario della Divina Misericordia di Wagiewniki è collocato presso il convento delle Suore della Madonna della Divina Misericordia. Nella cappella conventuale dedicata a San Giuseppe si trova il famoso immagine Gesù confido in te, dipinto secondo la visione di Suor Faustina. Dentro la cappella si trova anche il corpo di Suor Faustina. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Karol Wojtyła, operaio del vicino stabilimento Solvay, veniva spesso nella cappella per una preghiera e per celebrare le messe. Nei anni 60 diresse il processo informativo relativo alla vita di Suor Faustina. Nel 1985 chiamò questo luogo il centro del culto della Divina Misericordia. Il centro di Giovanni Paolo II, Non abbiate paura, fu eretto sul terreno dove venivano accumulati i resti chimici rimasti dalla produzione della soda ammoniacale del vicino stabilimento Solvay. Questa collina, creata in modo artificiale, si chiama i Mari Bianchi a causa del colore delle sostanze chimiche. La missione del centro, Non abbiate paura, è la creazione della memoria viva della persona e delle opere di San Giovanni Paolo II. Questo centro è composto dai vari edifici, a parte la parte più importante, il santuario di San Giovanni Paolo II, ci sono tanti altri edifici dove si trova centro conferenze, museo, istituto del dialogo interculturale, parco delle meditazioni, centro riabilitazione e anche la torre. Nei sotterranei della Chiesa sulla Roccia si trovano le cripte dei meritevoli. Qui sono sepolti artisti e scienziati di Cracovia. E nella chiesa ci fu organizzato incontro di Karol Wojtyła con i rappresentanti della cultura e della scienza di Cracovia durante la sua prima visita apostolica quando era papa, cioè nel 1979. Allora, incontro con i rappresentanti della cultura era dentro chiesa e davanti alla chiesa c'era incontro con i giovani. E questo incontro con i giovani è commemorato tramite monumento che presenta Giovanni Paolo II seduto accanto alla sedia, perché in questo modo l'artista voleva esprimere l'idea che Karol Wojtyła voleva essere sempre più vicino alla gente.
Questo bel posto si chiama Zakrzówek e adesso serve agli abitanti di Cracovia per ricreazione. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale, al posto dell'odierno lago, funzionavano le cave di pietra calcarea. E in queste cave lavorava come operaio Karol Wojtyła dal settembre 1940 fino all'ottobre 1941. Lui doveva far esplodere le pietre e poi caricare i blocchi sui vagoncini della ferrovia interna che li portava poi verso il stabilimento Solvay. Nel periodo successivo, Karol Wojtyła divenne aiutante del mattinista di questa ferrovia. Nella fabbrica di soda ammoniacale Solvay, Karol Wojtyła lavorava durante l'occupazione hitleriana nel periodo tra 1941 fino al 1944. Lavorava nella stazione di depurazione dell'acqua. Di solito preferiva il turno di notte per poter dedicarsi alla lettura e alla preghiera. Qui fece tante amicizie. Karol Wojtyła sempre apprezzava tanto il valore e la dignità del lavoro manuale. Adesso nell'edificio della fabbrica funziona Centro di Cultura per i Giovani. Il Prato di Buonia si trova praticamente nel centro di Cracovia. Qui era il luogo della maggior parte degli incontri di Giovanni Paolo II con i pellegrini. Nell'ottobre 1997, in occasione del 19° anniversario del pontificato, qui è collocata la pietra di granito portata dalla zona di Morskie Oko. Morskie Oko è il nome del lago che si trova nelle montagne di Tatra. Posto la zona molto amata da Karol Wojtyła. Sulla pietra vediamo l'iscrizione. Tu sei la pietra. Nowa Huta è la prima città polacca costruita in Polonia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu progettata nel 1948 come una città autonoma, indipendente da Cracovia, ma già nel 1951 fu unita a Cracovia e fino ad oggi funziona come uno dei quartieri. Il centro di Nowa Huta si trova in distanza di 10 km dalla piazza principale di Cracovia. Nowa Huta fu progettata come una città ideale socialista, senza Dio, ma gli abitanti lottavano per la costruzione delle successive chiese. Karol Wojtyła appoggiava gli abitanti nella lotta per la costruzione della chiesa. Nel 1957 le autorità socialiste diedero l'approvazione per la costruzione della prima chiesa a Nowa Huta, ma i lavori si prolungavano. Sul posto del futuro tempio fu collocata una croce. Davanti alla croce venivano celebrate le messe all'aria aperta, anche venivano celebrate da Karol Wojtyła. Ma nel 1960 le autorità cancellarono questa approvazione per la costruzione della chiesa e tentavano di togliere anche la croce.
gli abitanti di Nova Huta protestavano. I violenti scontri tra gli abitanti e la polizia durarono 4 giorni. E grazie delle mediazioni del vescovo Karol Wojtyła con le autorità socialiste, la croce rimase al suo posto e la situazione fu calmata. Questa è la terza croce in successione. La prima, questa originale, si trova all'ancora della chiesa Arca del Signore. Dietro la croce vediamo un'altra chiesa, costruita solo nel 2001, dedicata al Santissimo Cuore del Signore Gesù. Dopo 7 anni, grazie all'intervento dell'arcivescovo Karol Wojtyła, le autorità socialiste diedero consenso per la costruzione della prima chiesa a Nowa Huta. Nel 1967 Karol Wojtyła diede il primo colpo di badile come inizio dei lavori della costruzione della chiesa. 2 anni dopo portò la pietra angolare dalle cripte della Basilica di Vaticano, regalata dal Papa Paolo VI. Nel 1977 Karol Wojtyła consacrò la chiesa. La chiesa chiamata Arca del Signore. Durante questi 10 anni dei lavori della costruzione, tutte le cerimonie erano organizzate all'aria aperta. Arcivescovo Karol Wojtyła ogni anno celebrava la messa di mezzanotte durante le feste di Natale qui all'aria aperta. La forma della chiesa Arca del Signore assomiglia alla barca o l'arca di Noè e simboleggia la crociera attraverso il mare rosso di comunismo. La croce simboleggia l'albero della barca, la corona simboleggia il Cristo. Le mura esterne sono decorate con 2 milioni dei sassi portati dai torrenti. Siamo nella Cappella delle Reliquie del Santuario di San Giovanni Paolo II, non abbiate paura. Nel centro vediamo l'altare fatto in marmo di Carrara con una scatola di vetro che contiene una ampolla con la goccia del sangue di San Giovanni Paolo II. Sull'altare maggiore vediamo San Giovanni Paolo II con santi polacchi canonizzati da lui. Le pareti sono decorate con i mosaici che presentano santuaria della Madonna nei diversi posti del mondo visitati da Karol Wojtyła. La Cappella delle Reliquie è circondata dalle 8 cappelle, altre e 7 oratori. La Cappella dei Sacerdoti è
ispirata alla cripta di San Leonardo della cattedrale di Bari. Nel centro abbiamo la lapide funebre di Giovanni Paolo II, portata dalle cripte di Vaticano dopo la sua beatificazione. Sopra si trova un reliquario con un'altra goccia del sangue di San Giovanni Paolo II. La forma del reliquario, la forma del Vangelo, ricorda il momento delle cerimonie funebri a Vaticano, quando il vento girava le pagine del Vangelo sopra la bara. Le pareti sono decorate con le vetrine dentro i quali si trovano ricordi di Carlo Wojtyła, fra questi la croce davanti alla quale Giovanni Paolo II pregava durante l'ultima via Crucis nella sua cappella privata, l'ultima volta della sua morte, prima della sua morte. Buonasera a tutti. Il coronavirus ha modificato radicalmente il programma della nostra associazione, così come ha modificato la vita di tutti noi. Ma grazie al nostro entusiasmo siamo riusciti a non far mancare comunque la nostra presenza, seppur in maniera virtuale, in attesa che tutto ritorni presto alla normalità. Molti sono ancora gli appuntamenti virtuali che stiamo realizzando. Fra i grandi appuntamenti con la storia che avevamo proposto per questo 2020 vi era il ricordo di San Giovanni Paolo II. Dovevamo organizzare un pellegrinaggio in terra di Cracovia e invece abbiamo deciso, in attesa che si possa nuovamente tornare a viaggiare, di trasformare il pellegrinaggio in 3 appuntamenti virtuali. Proprio come aveva detto lui, siamo partiti da lontano, da Vadovice, la sua città natale, per arrivare poi a Roma. Abbiamo raccontato il giovane studente, l'uomo, l'attore, il sacerdote, il vescovo e poi il Papa. San Giovanni Paolo II ci ha insegnato soprattutto ad avere fiducia nel nostro Signore. Subito all'inizio del suo pontificato ci ha invitato ad aprire le porte a Cristo, perché con il suo aiuto possiamo credere in un mondo di pace, generare il bene e far progredire l'umanità. Lui stesso, nel corso della sua vita, ha dato una grandissima prova di umiltà. Era sempre molto umano, generoso, disponibile. Nonostante fosse a capo di tutta la Chiesa e dello Stato della Città del Vaticano, era sempre molto aperto, naturale nei suoi atteggiamenti. Aveva sempre tempo per gli altri. Sapeva ascoltare il prossimo, non dava mai l'impressione agli altri che avesse delle faccende più importanti da sbrigare. Abbiamo pensato che questi appuntamenti speciali dedicati a San Giovanni Paolo II siano anche un modo per far conoscere ai più giovani la storia di un santo dei nostri tempi. Con la Santa Messa di questa sera chiudiamo l'omaggio a lui dedicato nel giorno del suo 100° compleanno, invocando la sua protezione per tutti noi affinché ci aiuti a superare questa terribile pandemia. Rivolgiamo una preghiera alle persone che purtroppo oggi non ci sono più fra noi. Grazie ancora a tutti per averci seguito in questo periodo. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo splendido progetto. Non posso elencarli tutti perché siamo in tanti. Per ora ascoltiamo insieme la Santa Messa di Don Angelo Bianchi, che ringrazio a nome di tutta l'associazione per aver accolto la nostra richiesta. Grazie.
Tu sai che tu vuoi bene. Gli rispose Gesù, pace e niente cuore.
Giovanni Paolo II ha cercato di ricordare
siamo tutti. Con la fine che sembrava appassionato per un momento in quel tempo e l'uomo per quella stagione. E quell'uomo che si muove a guardarlo e gli ha chiesto: mi ami, pace di me. Ed è diventato il pastore di tutta l'umanità. Queste sono le immagini, le fotografie che mi dicono veramente di questo grande un Papa che abbiamo detto ha compreso la piccola sofferenza, la vissuta con Cristo ed è morto nella pace di Cristo. Ci ha lasciato queste l'eredità di uomo che ci chiama ad essere voce alla parola del Signore. È un uomo che ha saputo interpretare la parola del Signore, un assunto di parola del Signore che viaggia per l'altra, che non si ricorda, che non si comprende. Chi non si ricorda quando ai mafiosi ha detto non ti esito uccidere, c'è un comandamento che dice non uccidere. E non ti riesco a farlo perché ci sarà un giudizio di Dio. E il Papa dei poveri che li ha abbracciato, il Papa che amava questi uomini, tutti, indipendentemente dal loro essere o non essere cristiani, è stato il Papa dei poveri, è stato il Papa che ha contribuito alla sua madre. Il Papa che ha visto a quanto si è confine tra i due generali è stato quel Papa che ha saputo sfidare i potenti forti, le forze di potenti di questo mondo. E questo non ti è legittimo come ne ha fatto uccidere perché c'è scritto non uccidere e ci sarà giudizio. Deve essere per loro un modo di anche nei tempi in cui noi oggi viviamo, perché quando uno Stato è assente o arriva in Italia o creiamo il sottosso per la delinquenza, in quel momento la mafia si fa.
Grazie.
Yeah.